Eccoci, benvenuti a questo appuntamento con Ristrutturare Informati Detrazioni Fiscali 2020. Oggi sono in compagnia con Marco Bau, commercialista, nonché esperto di detrazioni fiscali. Ciao Marco. Ciao Nicola, buongiorno a tutti quanti. Sento Ciao, mi senti bene intanto? bene, sì, tutto a posto, si sente benissimo. Ok, grazie per la tua partecipazione. Grazie per E l'invito. abbiamo creato questo appuntamento, questo show, per dare una breve guida pratica per chi vuole ristrutturare una volta che questo periodo sarà ultimato, in modo che possa usufruire di queste detrazioni fiscali per recuperare il patrimonio edilizio per chi vuole fare lavori di ristrutturazione all'interno, che ne so. Sistemare il bagno, spostare una parete, dare più luce a una stanza. Vorremmo oggi far capire alle persone come si può fare e quali sono le procedure. Faccio un attimo una breve introduzione, poi lascio la parola a te. Il fisco ammette per il 2020 le detrazioni fiscali che si dividono in tre tipi. Il bonus casa al 50%, l'eco bonus al 65%, 70% o 75% dipende dai casi, e il sisma bonus per quegli interventi di riqualificazione antisismica che sono validi fino al 2021. Okay, questo è per avere un quadro generale di quello che ammette la legge, ammette il fisco per il 2020. Ok. Partiamo con le agevolazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio sulle singole unità abitative. Innanzitutto, in cosa consistono e chi può usufruirne e per quali interventi si possono richiedere? Allora, beh, diciamo per quanto riguarda il bonus, quello più vecchio che è quello della la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie, queste sono per lo più, diciamo, riservate a soggetti privati che ristrutturano i mobili abitativi. Quindi già andiamo a circoscrivere una certa tipologia di intervento. Può essere su parti comuni di edifici, quindi anche i condomini, oppure anche su singole, appunto, per lo più su singole abitazioni. L'ecobonus, invece, quello, diciamo, l'intervento, la detrazione che è nata dopo, nel corso del tempo, si è sviluppata molto e ha esteso la possibilità di, appunto, di usufruire delle detrazioni fiscali su interventi di riqualificazione energetica di edifici. In questo caso non solo edifici abitativi, ma anche edifici che possono essere negozi, uffici, capannoni, quindi edifici in genere, purché dotati di impianto di riscaldamento. I soggetti che possono, diciamo, beneficiare di queste detrazioni, a differenza della ristrutturazione edilizia, per l'ecobonus possono essere ricompresi non solo i privati, ma anche le partite IVA, diciamo, quindi il professionista che ha l'ufficio e deve fare gli interventi, l'imprenditore sul suo capannone, il privato che ha magari di proprietà case oppure anche uffici, negozi e vuole fare interventi di riqualificazione energetica, può sempre godere dell'incentivo, purché ovviamente rispetti poi i parametri previsti dalla legge. Lo stesso vale il sisma bonus, anche quello, diciamo, è esteso non solo agli edifici abitativi, ma diciamo, a livello di fiscale si è deciso, giustamente per incentivare la riqualificazione dal punto di vista antisismico del patrimonio immobiliare italiano, anche di estenderlo a edifici destinati all'uso produttivo, quindi anche lì uffici, capannoni e via dicendo, insomma, quindi è più ampio. Ecobonus e sisma bonus hanno un campo di applicazione più ampio rispetto alla semplice ristrutturazione edilizia. Da ultimo, è uno degli interventi introdotti più di recente, bonus mobili. Quello invece è legato a anche quello, come il primo, quello della ristrutturazione edilizia, è legato solo ai privati e agli edifici abitativi, come anche il bonus verde, come quello che riguarda i giardini, legato all'abitazione e anche quello ai privati. Insomma, questo è un po', diciamo, il mondo attuale delle detrazioni fiscali esistenti, insomma. Ok, e hai fatto perciò un quadro generale delle detrazioni fiscali,
che sia un privato che un imprenditore può fare. E facciamo un esempio sulle singole unità abitative. Sì. Sono un privato, ho un bagno vecchio con sanitari vecchi, tubazioni vecchie, una doccia vecchia, il box doccia pieno di calcare, e vorrei quest'anno rinnovarlo e sostituirlo con un nuovo bagno. Okay? Ora decido di fare i lavori, ma prima di fare i lavori, qual è la detrazione che posso utilizzare in questo caso? Ok, allora, il rifacimento del bagno è uno di quei interventi che rientra nella detrazione del 50% legato alle ristrutturazioni edilizie. Non devo per forza, rifare una ristrutturazione generale di tutto l'immobile. Il singolo intervento sul bagno può essere, considerata un intervento valido per richiedere la detrazione del 50%. In questo caso la prima cosa da fare comunque è quella di rivolgersi al proprio tecnico di fiducia per verificare che in comune, l'ufficio tecnico del proprio comune, non preveda particolari pratiche per richiedere l'intervento, per farsi autorizzare l'intervento. Ricordiamoci che qualsiasi detrazione fiscale legata al mondo dell'abitazione, legata al mondo energetico, dipende sempre dalle autorizzazioni che devono essere richieste a livello, a livello edilizio, insomma. Quindi per poter godere delle detrazioni fiscali devo sempre rispettare la normativa legata all'edilizia, quindi un abuso edilizio mi porta a perdere anche tutte le detrazioni. Quindi la cosa importante da fare prima è quella di rivolgersi al proprio tecnico per capire cosa richiede l'ufficio tecnico del proprio comune. Fatto questo, allora, in linea generale, un po' tutti i comuni prevedono che la detrazione, cioè il rifacimento del bagno, è considerata comunque a livello normativo, è considerata manutenzione straordinaria, dal punto di vista fiscale parliamo, quindi al di là dei singoli regolamenti, e quindi rientra nelle detrazioni fiscali del 50%. L'importante è che questo tipo di intervento sia un intervento strutturale, cioè che non stia semplicemente cambiando, che ne so, togliere la vasca e mettere la doccia, oppure che stia semplicemente cambiando i sanitari. Deve essere un intervento radicale che va per poter essere considerato un intervento di manutenzione straordinaria ai fini fiscali. Nel momento in cui siamo sicuri di rientrare in questa casistica, cosa dobbiamo fare? Allora, preventivamente non dobbiamo inviare nessun tipo di comunicazione al fisco, quindi possiamo tranquillamente eseguire i lavori. Chi ci fa i lavori deve emettere la fattura intestata al soggetto che dopo godrà della detrazione fiscale, quindi potrebbe essere il proprietario oppure anche un familiare convivente, perché potrebbe essere, magari la casa è di mia proprietà, magari l'intervento decidiamo in famiglia di intestarlo a mia moglie è mio familiare convivente, lei si può intestare la fattura e quindi godere delle detrazioni. È importantissimo pagare l'intervento con un bonifico che viene definito bonifico parlante, cioè un bonifico che ha determinate caratteristiche, cioè quando io vado in banca oppure accedo al mio home banking devo assicurarmi di andare a selezionare quel particolare tipo di bonifico che preveda l'inserimento di tre parametri: la selezione della normativa specifica per il mio intervento, quindi in questo caso il rifacimento di un bagno rientra nella detrazione 50% ristrutturazione edilizia, quindi dovrò fare quella scelta specifica. Dovrò inserire il mio codice fiscale e il codice fiscale, la partita IVA del soggetto che sta realizzando l'intervento. Fatto questo, io, per quello che sono le modalità da seguire per poter usufruire delle detrazioni, siamo già arrivati di fatto alla conclusione. Non c'è alcuna pratica da fare successivamente, se non appunto tenere questa documentazione e presentarle al proprio commercialista o al proprio CAF, in caso in cui uno faccia un 730, per l'inserimento nella dichiarazione dei redditi. Questi piccoli interventi legati alla ristrutturazione edilizia sono molto semplici dal punto di vista burocratico, sono molto semplici. La cosa importante è farsi fare le fatture nel modo corretto e
specialmente, perché è la parte più importante, è la prima cosa che va a verificare il fisco, andare a fare il bonifico nel modo corretto. Chi paga normalmente, la regola generale è chi paga usufruisce della detrazione. Quindi, cosa importante, poi nella fattura deve essere ben specificato la descrizione, cosa viene fatto, quindi che si capisca che è un intervento di tipo, diciamo, strutturale, nel caso specifico del bagno, dove è stato fatto l'intervento, e basta, e che venga appunto pagato nel modo corretto. Non c'è altro da fare. Ok, sì. Aggiungo una cosa. Ricordo che a livello normativo, oltre ad avere il titolo abilitativo, che può essere una CILA o una SCIA, dipende, serve anche rispettare la norma che riguarda la sicurezza. Okay? Praticamente prima di iniziare i lavori devo sempre spedire la notifica preliminare all'ASL competente del comune, che poi questo documento sarà dimostrato in fase di controllo anche all'Agenzia delle Entrate, nei casi in cui è previsto il controllo. E veniamo un attimo adesso alle parti condominiali. Escludiamo il bonus facciate, perché non sarà l'argomento di oggi, altrimenti sarà un'altra puntata apposta. Certo. E faccio l'esempio del condominio che vuole ristrutturare il tetto, ok? Solamente rimettere le guaine e sistemare la copertura, ok? In questo caso, come il condomino può usufruire della detrazione fiscale? Allora, in questo caso, avendo a che fare con le parti condominiali, è fondamentale, diciamo, il punto di riferimento per tutti i lavori sarà sempre l'amministratore di condominio. Lui deve preoccuparsi ovviamente di gestire tutta la procedura nel modo corretto, e quindi fatture, pagamenti, tutto ovviamente sarà intestato al condominio, al codice fiscale del condominio, e i pagamenti dovranno essere fatti dal condominio. Poi ovviamente l'amministratore si preoccupa di raccogliere presso tutti i condomini le cifre che servono per svolgere l'intervento. L'amministratore ha anche l'onere entro il 28 febbraio dell'anno successivo di fare tutte quelle comunicazioni che servono per inviare appunto i dati relativi agli interventi che sono stati fatti di qualificazione sulle parti comune all'amministrazione finanziaria, in modo che questa possa trasmetterli per la compilazione delle varie dichiarazioni dei redditi. Il mancato invio di questi dati comporta di fatto la perdita delle detrazioni, con tra l'altro responsabilità sono importanti da parte dell'amministratore di condominio. Quindi sono cose note, comunque sono disposizioni che sono da parecchi anni, quindi insomma non è niente di nuovo. Ci sono dei passaggi molto specifici che, se non vengono rispettati, non permettono di godere delle detrazioni, e passate certe scadenze non c'è modo di, diciamo, sanare questa cosa. Quindi comunque un condomino che sia interessato a capire come funziona tutto il meccanismo della detrazione fiscale nell'ambito appunto dei lavori condominiali deve avere come punto di riferimento l'amministratore e eventuali, diciamo, poi l'amministratore, quando ha fatto la comunicazione, dà ad ogni condomino una dichiarazione dove ognuno può inserire nella propria dichiarazione dei redditi in base alle quote millesimali, insomma, del proprio appartamento. Però, diciamo, il soggetto, l'attore importante in questo caso è assolutamente l'amministratore di condominio, insomma. Ok, grazie. Parliamo del caso in cui volessi applicare, sempre a questo caso della copertura, il bonus, l'eco bonus. Okay? Sì. Ovviamente aumentiamo la detrazione al 65%. Come cambia l'iter burocratico per accedere alla detrazione? Allora, in questo caso, qua ci sono delle belle opportunità, perché nell'ambito dell'ecobonus legato ai condomini sappiamo che a seconda della tipologia di interventi e a seconda del miglioramento che viene fatto, si ottengono delle percentuali che possono andare dal 65% arrivare fino al 75%, quindi aliquote ben più elevate, a parità magari di spese sostenute. Allora, c'è una detrazione base, che è quella del 65%, per interventi di risparmio energetico, appunto, effettuati su parti comuni,
e del condominio. Questa è quella base che c'è sempre stata. Da qualche anno hanno un po' potenziato le detrazioni sui condomini, andando appunto a portare ad aliquote più alte per interventi di risparmio energetico che riguardano le parti comuni che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. Quindi adesso questi sono parametri ovviamente tecnici, però insomma sono interventi che hanno un'incidenza più marcata, e per questi diciamo l'amministrazione finanziaria dà delle detrazioni che possono arrivare al 70%, oppure addirittura al 75% se si raggiungono degli standard più elevati. In questo caso cambia il calcolo dei limiti di spesa, perché si va a conteggiare 40.000 euro per ogni singola unità abitativa. Quindi un condominio che ne so da 10 appartamenti può fare spese su queste tipologie di interventi, può sostenere spese agevolate fino a un massimo di 400.000 euro, quindi insomma cifre molto, molto importanti. Queste sono un po', diciamo, le novità che ci sono non da tantissimi anni sui condomini. Sono quelle anche attualmente forse un po' meno sfruttate, però oggi ci sono, insomma, chi riesce a fare interventi di questo genere ne ha ovviamente un beneficio importante dal punto di vista energetico e dal punto di vista della propria, diciamo, dichiarazione dei redditi, riesce a recuperare una parte molto consistente delle spese sostenute. Sempre in 10 anni questo, ecco, non l'ho omesso prima, indipendentemente che sia 65, 70 o 75%, questa detrazione viene sempre goduta in 10 anni da parte dei condomini. Certo. C'è un entro quanto tempo dalla fine dei lavori va inviata la documentazione tecnica che riporta il valore dell'intervento dal punto di vista termico? Ok, allora, questo tutto il mondo dell'ecobonus rispetto alla ristrutturazione edilizia del 50% ha una complicazione in più, una cosa di cui bisogna preoccuparsi. Questo riguarda sia le parti comuni degli edifici sia le singole abitazioni. Al termine dei lavori va fatta una comunicazione all'ENEA, che è questo ente, diciamo, statale che si occupa di, tra virgolette, raccogliere queste certificazioni che vengono redatte da professionisti e che danno, diciamo, evidenza di quelli che sono i parametri minimi stabiliti normativamente che appunto i singoli interventi permettono di raggiungere. L'ecobonus, a differenza della ristrutturazione edilizia, mi mette dei paletti, cioè a me mi viene concesso di portarmi in detrazione il cappotto se questo cappotto raggiunge determinati standard di trasmittanza termica. E questo deve essere, diciamo, certificato, deve essere attestato da un professionista. Una volta che viene attestato, c'è l'obbligo di, entro appunto 90 giorni dalla fine dei lavori, di comunicarlo all'ENEA, pena decadenza, diciamo, dalla detrazione. Questo permette allo Stato, al fisco, di monitorare il fatto che l'intervento sia effettivamente stato volto a raggiungere un minimo di standard energetico. Ecco, è una cosa molto importante perché, insomma, qualche volta capita anche di, purtroppo, specialmente per gli interventi più piccoli, capita di dimenticare e di inviare la pratica. Si può comunque, diciamo, ovviare a questa cosa. La soluzione è, chiariamo bene cosa si intende per data di termine di, diciamo, di effettuazione dei lavori. La normativa fa riferimento genericamente a una data del collaudo, quindi insomma un impianto, diciamo che se per lavori di una certa portata questo può essere tranquillamente sottoscritto, c'è sicuramente della documentazione tecnica sottoscritta da qualche professionista che lo accerta, e quindi possiamo sempre dimostrare all'amministrazione finanziaria, dare un documento che certifichi la data effettiva di collaudo e di termine dei lavori. Quindi per interventi più piccoli però diventa difficile, perché ad esempio la semplice sostituzione di serramenti, la sostituzione di una caldaia non è detto, non c'è neanche una pratica in comune, magari è in edilizia libera, quindi non c'è nessun documento che mi permetta di dare
di avere questa data. L'unica cosa in questo caso è fare riferimento banalmente alla data della fattura, che quindi è quando mi viene consegnata la fattura. La data della fattura ovviamente è un elemento certo che dal quale posso calcolare i 90 giorni. In alternativa, in alcuni casi, quando c'è una pratica presentata in comune, magari anche semplice, può essere la data di fine lavori, anche quello che è un qualcosa che può essere, diciamo, facilmente reperibile come documento. E quindi ricordiamoci che poi anche in sede di controllo l'amministrazione finanziaria fa un controllo meramente, diciamo, formale, cioè loro vogliono vedere un documento che attesti quella data. Quindi nel momento in cui io esibisco una fattura o una presentazione di una fine lavori, sono assolutamente a posto. Dovesse succedere che mi rendo conto che ho superato i 90 giorni e che non ho fatto l'invio all'Enea, si può sanare. C'è un dispositivo normativo, si chiama remissione in bonis. Praticamente, pagando una sanzione fissa di 250 euro, io ho tempo fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, quindi diciamo ho fino all'autunno dell'anno dopo, io ho tutto il tempo di versare tramite F24 questa sanzione, che insomma che non è 250 euro, ovviamente non è un importo da poco, però su certi lavori ovviamente mi giustifica il sanare, insomma. E facendo questo versamento, automaticamente io mi metto in regola senza dover fare particolari comunicazioni di altro genere. Dovesse esserci un controllo, io presento la mia pratica Enea, che ovviamente è superiore ai 90 giorni, però dimostrando che ho versato i miei 250 euro entro i termini, questo mi permette di salvare l'eco bonus per tutti i 10 anni successivi. Insomma, certo. Queste sono le cose più importanti, insomma, sul tema. Sì, questo è molto interessante, che c'è una sorta di sanatoria, sì, che permette di salvarti in calcio d'angolo. Esatto, l'ultimo, però insomma, la pratica Enea è fondamentale, senza quella non si è fatto tutto per niente, insomma, sì, quindi non ci questo conclude l'iter, diciamo. Sì, per questo è anche importante, insomma, specialmente se i lavori sono di una certa importanza, cercare di farsi supportare magari, insomma, da un professionista che abbia coscienza di queste cose, in maniera da non avere brutte sorprese a distanza di tempo, quando ormai o diventa costoso comunque sistemare, o magari è troppo tardi addirittura. Quindi, poi ricordiamoci che, essendo che la detrazione si trascina per 10 anni, quell'errore me lo porto avanti per un sacco di tempo, quindi è fondamentale pensarci subito e sanare gli eventuali errori immediatamente, insomma. Certo. Per quanto riguarda l'agevolazione IVA di questi, sì, lavori, cosa prevede la normativa fiscale quando andiamo a fare una manutenzione straordinaria? Allora, qui le cose sono abbastanza semplici. Ci sono generalmente chi fa un intervento di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, ma anche piccoli interventi, indipendentemente dalle detrazioni fiscali, parlando di, sono i casi diciamo più diffusi, di soggetti privati che fanno questi interventi sui mobili abitativi, l'aliquota IVA che si può richiedere per questi interventi è del 10%. Questa vale per tutte le prestazioni, con alcune eccezioni. I professionisti, quindi l'architetto, il geometra, l'ingegnere, che sono, diciamo, coinvolti nei lavori, quelli la legge prevede che l'aliquota della loro fattura sia sempre al 22%, non c'è la possibilità di ottenere alcun tipo di riduzione. Invece, per quanto riguarda tutti quei soggetti, quegli artigiani, quelle imprese che entrano nella ristrutturazione dell'immobile, quindi che svolgono prestazioni, quindi parliamo di imprese edile, l'idraulico, l'elettricista, il pavimentista, questi soggetti, a questi possiamo sempre richiedere l'aliquota agevolata al 10%. Un caso in cui non si può avere l'aliquota al 10%, ma per forza di cose bisogna pagare l'IVA al 22%, è quando io, che vado a fare una ristrutturazione, vado magari a comprarmi i materiali direttamente presso il magazzino, perché magari
ho degli scontistiche particolari o preferisco fare così, insomma, in quel caso lì, quando si tratta di materiali, quindi le mattonelle o mattoni, cemento, qualsiasi cosa vado a comprare, materie prime che vanno usate nel cantiere, dovrò sempre pagare l'IVA al 22, è cosa diversa rispetto alle prestazioni che invece vanno appunto al 10. Ok. Allora, abbiamo fatto un quadro generale adesso di quali sono gli interventi a grandi linee per ristrutturare e come si può detrarre. Sì. Andiamo adesso a vedere nel caso specifico, ad esempio a casa ho dei serramenti col vetro singolo e li voglio cambiare e mettere un serramento in legno con vetro doppio o triplo vetro, dipende. E come devo fare la pratica in questo caso? Beh, allora, in questo caso il serramento, tra l'altro il serramento ha anche una particolarità perché può rientrare sia nella ristrutturazione edilizia che nell'eco bonus. Questo vuol dire che non è che posso raddoppiare ovviamente il beneficio, ma posso scegliere se andare con un tipo di intervento oppure un altro. Ad esempio, se si decide di fare, diciamo, di seguire il caso dell'eco bonus, come detto prima, per il bagno io devo preoccuparmi di sempre verificare che non ci siano particolari richieste da parte dell'ufficio tecnico del mio comune. Io personalmente non sono un tecnico, sono un commercialista, quindi non lo do per scontato, anche perché ogni parrocchia ha le sue regole, insomma, anche se ci sono ovviamente delle disposizioni generali. Fatto questo, devo sempre preoccuparmi di farmi emettere la fattura nel modo corretto, quindi intestata alla persona che dovrà usufruire della detrazione, che sia sempre ben specificato dove va installato il luogo in cui va installato, cioè cosa viene fatto ovviamente, ma è anche il luogo dove va installato quel serramento. Una volta che viene emessa la fattura, il pagamento va fatto rispettando sempre gli stessi tre, diciamo, parametri che abbiamo visto prima, con la differenza che in questo caso dovrò indicare ovviamente il mio codice fiscale, la partita IVA del soggetto che mi vende il serramento, ma dovrò selezionare la normativa che parla appunto di riqualificazione energetica, quindi non più ristrutturazione edilizia. In questo modo rispetto alla normativa, quindi fattura intestata a me, ho il bonifico fatto nel modo corretto. In questo caso, appunto, essendo eco bonus, devo preoccuparmi entro 90 giorni dalla fine dei lavori, quindi in un caso del genere andrò a guardare, andrò a prendere come riferimento la data della fattura, dovrò preoccuparmi di fare un invio all'Enea della pratica che riguarda appunto la sostituzione del serramento, dove il redattore della pratica Enea dovrà preoccuparsi di certificare quello che era, diciamo, l'indice di io dico trasmittanza, insomma, spero di non dire qualcosa di sbagliato, del vecchio serramento, quello che è l'indice, diciamo, del nuovo serramento, e quindi dimostrare che ho ottenuto quel miglioramento energetico previsto da, superando quello che è il parametro minimo previsto dalla normativa. La pratica Enea non è altro che un invio telematico del vostro professionista che si occupa di redigere la pratica Enea. Dovete farvi dare appunto la pratica stessa, firmata, e come ricevuta di fatto c'è una sorta di, è una semplice email dove viene attribuito un codice, quello dimostra che la pratica è stata inviata in una determinata data. Fattura, bonifico e pratica Enea poi vanno consegnati, come sempre, ogni anno al proprio consulente, al proprio CAF, per la dichiarazione dei redditi. Il mio serramento nei prossimi 10 anni potrò portarlo in detrazione, in questo caso al 50%, perché purtroppo da un paio d'anni hanno abbassato, per questa tipologia di intervento, hanno abbassato la detrazione dal precedente 65%, portandola al 50%. Quindi l'aliquota è cambiata, però tutta la procedura prevista è rimasta assolutamente invariata. Insomma, questo è importante. E il tetto di spesa massimo per i serramenti? Allora, i serramenti, diciamo, l'eco bonus è un po' più complesso rispetto alle ristrutturazioni edilizie, sono previste a seconda della tipologia di intervento fatto aliquote anche diverse e soglie di spesa diverse. Nel caso dei serramenti, che rientra nella
nel capitolo che parla dell'involucro degli edifici, insieme al cappotto, insieme alle coibentazioni, il limite di spesa è 30.000, 60.000 euro, chiedo scusa, 60.000 euro di lavori, per cui appunto in questo caso si va ad applicare un'aliquota del 50%. Quindi io posso cambiare serramenti al massimo per singolo edificio fino al massimo di 60.000 euro. Ok, grazie mille. IVA compresa, IVA compresa. sempre IVA compresa, perché per il privato l'IVA è sempre un costo, quindi i miei ragionamenti, il mio calcolo sulle detrazioni devo sempre fare sul totale fattura, quindi imponibile più IVA, tutto quello che pago. Com'è identico anche per il professionista, è sempre onorario più IVA, e quella cosa va Esatto, attratta. anche le spese del professionista, appunto se legate a quell'intervento lì, possono essere portate in detrazione con le medesime aliquote. Anche quel professionista dovrà essere pagato con bonifico parlante con le stesse identiche modalità con cui pago ad esempio, il rivenditore del serramento. Quindi anche quello lo porterò in detrazione. Quindi si aggiunge alla spesa che va ricompresa entro quei 60.000 euro. Sì, perché mi sembra che nel modulo Enea che si invia c'erano appunto le spese dell'intervento, anche le spese del professionista, insomma. Esatto. Sì, c'è un punto in cui diciamo, vengono esplicitate a parte le spese legate alla compilazione cioè in generale del professionista, insomma, che è stato coinvolto per questo tipo di intervento. Esatto. E analogo intervento che potrei fare per quanto riguarda il cambio della caldaia. Ho una caldaia che consuma tanto, inquina, eccetera, eccetera, voglio cambiare con una più efficiente. Sì. Com'è in questo caso la pratica che devo fare fiscalmente? Allora, la caldaia, come i serramenti, anche questo fa parte di quegli interventi che posso, diciamo, decidere se applicare come ristrutturazione edilizia o come, diciamo, ecobonus. Se manteniamo lo stesso caso di prima e quindi parliamo sempre di ecobonus, le modalità sono esattamente le stesse della sostituzione dei serramenti. Quindi, mi ripeto, l'importante è preoccuparsi che la fattura sia fatta in modo corretto. Aggiungo che dall'anno scorso, essendo che è stata introdotta la fattura elettronica, e quindi il mio, diciamo, artigiano, l'idraulico che magari mi vende, mi sostituisce la caldaia o chi mi fa il serramento, insomma. A me darà una copia a cortesia, però di fatto l'amministrazione finanziaria viene inviata una fattura elettronica, quindi un file. Quindi a maggior ragione è importante che l'intestazione della fattura, la descrizione della fattura venga curata per tempo, cioè io devo preoccuparmi di farmi certe domande prima che l'artigiano, l'idraulico in questo caso, emetta la fattura, perché una volta inviata, per carità, si possono fare tutte le correzioni, però non va. Le correzioni vanno fatte con note di accredito, quindi comunque resta un po' un pasticcio. Quindi una volta quel cartaceo, insomma, si alzava il telefono, guarda, hai sbagliato a scrivere la descrizione, per cortesia ristampami la fattura perché non è chiaro. Adesso con la fattura elettronica non c'è nessuna fattura che viene stracciata e rifatta, bisogna rifare un nuovo invio con complicazioni e fastidi vari, insomma. Quindi fatevi le domande prima che la fattura venga emessa. Bonifico va fatto sempre nello stesso identico modo, quindi con il codice fiscale, partita IVA e la barrare la normativa che riguarda l'ecobonus, il risparmio energetico. Anche in questo caso verrà fatta la pratica Enea. L'unica cosa qui, in questo caso della caldaia, che bisogna stare attenti è capire che tipologia di caldaia viene installata. Perché se fino al 2018 era molto semplice, tutte le detrazioni fiscali legate all'ecobonus, c'era un'aliquota unica 65%. Quando io acquistavo una caldaia a condensazione, con determinati parametri, però generalmente una caldaia a condensazione mi portava a casa il mio, bonus 65%. Da un paio d'anni a questa parte hanno, messo dei paletti in più. Diciamo che per le caldaie a condensazioni normali, diciamo,
hanno abbassato l'aliquota di detrazione, portandola dal 65 al 50. Invece, se dimostro, ovviamente deve esserci il tecnico che mi supporta, che la caldaia è una, diciamo, ha anche dei sistemi di termoremulazione evoluti, adesso qua ovviamente non mi addentro in questioni tecniche, però insomma ha un qualcosa in più, in quel caso la stessa caldaia mi permette di, la stessa spesa sostenuta mi permette di ottenere il 65%. Quindi insomma il consiglio è anche quello di cercare di capire cosa sto acquistando, cosa mi viene proposto, perché prodotti diversi, magari a parità di spesa, non lo so, o comunque con poca differenza, può darmi delle aliquote di detrazione differenti. Poi il periodo di recupero è sempre 10 anni per tutte quante per entrambe le tipologie, però ovviamente c'è un 15% di differenza che su importi di un certo ammontare possono fanno la differenza, insomma. Anche in questo caso parliamo di dispositivi di climatizzazione, la detrazione massima è di 30.000 euro, spese fino a 30.000 euro, IVA compresa sempre. Okay. Pratica Enea, che dovrebbe sempre essere compilata da un professionista, inviata entro 90 giorni, anche in questo caso può essere tranquillamente presa come riferimento la data della fattura. Sì, della fattura o della fine dei lavori, se è previsto. Sì, esatto, se è previsto. Ok. In quegli interventi dove, per esempio, abbiamo un rudere e vogliamo costruire una nuova abitazione, di solito non è neanche, diciamo, efficiente, e perciò decidiamo di fare cosa? Demolire e ricostruire. Ok? Perché vogliamo una casa, chiaramente, diciamo nel 2020, una casa efficiente, non più certo. Rudere con il muro in sasso con trasmittanza 2. Ok? In questo caso, cosa prevede la norma e come faccio? Posso in questo caso applicare la detrazione fiscale per come ristrutturazione se demolisco e poi ricostruisco? Ok, allora questa della, diciamo, demolizione e ricostruzione di singoli edifici è uno dei casi, diciamo, dove è il caso perfetto, diciamo, è una situazione in cui io posso godere praticamente al massimo di tutte le detrazioni fiscali che oggi sono a disposizione. Di fatto il risultato finale è una casa nuova, perché è un immobile che viene appunto abbattuto, completamente ricostruito, però da un punto di vista normativo, se vengono rispettate determinate, diciamo, caratteristiche, determinati parametri, viene comunque considerata un'opera di ristrutturazione edilizia. E questo mi dà la possibilità di accedere a tutte le detrazioni fiscali di cui abbiamo parlato finora. Queste caratteristiche, questi, diciamo, paletti che bisogna rispettare sono... Allora, ce n'è uno di fatto fondamentale, che è quello di che il fabbricato che viene ricostruito deve mantenere la precedente volumetria. Nel corso del tempo, il fisco ha un po' allentato la morsa su questo tipo di intervento. Una volta bisognava mantenere volume e anche sagoma dell'edificio. Oggi, invece, l'unico parametro che è richiesto in maniera tassativa è il rispetto della precedente volumetria. Se io non rispetto questo parametro, ma sforo la precedente volumetria, l'intervento viene automaticamente ribattezzato come nuova costruzione, e quindi questo non mi permette più di accedere alle detrazioni fiscali. Però se io cambio la sagoma dell'immobile che vado a ricostruire, mantengo la volumetria e addirittura la normativa mi permette anche di spostarlo leggermente dalla precedente pianta, diceva prima, insomma, se l'immobile magari è la classica casa di campagna completamente rudere da ristrutturare, magari era a ridosso della strada, lo posso anche spostare, ovviamente deve essere rispettata la normativa edilizia, però viene comunque considerata fiscalmente una ristrutturazione edilizia. Questo mi apre ovviamente tutto l'ecobonus con tutti i suoi limiti, quindi mi permette di accedere al sisma bonus, che in questo caso, insomma, posso dirlo anche senza essere un tecnico, un ingegnere, insomma, posso tranquillamente dire che un immobile, ovviamente, che ha magari ha 60, 70, 80 anni, che viene completamente demolito, ovviamente
con molta facilità, rispettando le semplici norme che sono previste oggi, vado a recuperare classi antisismiche ovviamente, quindi mi permette di accedere a detrazioni anche più elevate, con aliquote che vanno fino anche all'80%, su spese fino a 96.000 euro. Posso portarmi a casa l'ecobonus, posso portarmi a casa il bonus mobili, posso fare anche il bonus verde, cioè posso veramente, se ho la fortuna di avere la capienza fiscale, tutte le spese ingenti che vado comunque a sostenere per fare la ristrutturazione completa, per la demolizione e la ricostruzione dell'edificio, me le posso recuperare in dichiarazione dei redditi, di fatto avendo una casa nuova. E questa è la situazione veramente quella dove si sfruttano di più tutte le detrazioni attualmente in essere. Sì, sarebbe il caso migliore anche dal punto di vista ambientale, perché andiamo a costruire l'edificio nuovo sulla sagoma o nei limiti della sagoma in cui c'era prima, esatto. quello esistente, okay? E certo. Poi posso sfruttare tutte le detrazioni, invece non avrei, perché se vado a fare un edificio nuovo, okay, attualmente norme, cioè detrazioni, incentivi non ce ne sono, a parte solo il garage. Sì. Quello, e poi c'è lo scomputo del muro e basta per il volume, ma altre cose non ce ne sono se vado a fare una nuova abitazione, certo. Nuova abitazione, non c'è nulla. Bene, passiamo al discorso degli altri tipi di impianti. Per esempio, se voglio costruire o utilizzare i pannelli solari oppure pannelli fotovoltaici, che differenze di applicazione di detrazione ho in questo caso? Sì, allora qua c'è una distinzione ben precisa. Allora, i pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria, quelli rientrano nell'ecobonus e quindi mi permettono di avere una detrazione che va per una spesa massima di 60.000 euro e una detrazione del 65%, quindi aliquota piena. Questo è sempre stato da quando esiste la normativa. C'è stato nel corso del tempo un cambiamento per quanto riguarda invece il fotovoltaico, quindi i pannelli che vengono installati per la produzione dell'energia elettrica. Finché anni fa, insomma ormai si parla di anni fa, c'era l'incentivo del conto energia, del GSE, diciamo, quello che era il GSE, c'era già un incentivo specifico previsto dallo Stato per chi faceva questo tipo di interventi e quindi era escluso la detrazione, altri tipi di detrazioni fiscali erano esclusi. Questo per evitare che sullo stesso intervento si potessero godere di benefici diversi, quindi un raddoppio delle agevolazioni. Da quando però si sono chiusi, diciamo, sul fotovoltaico i vari conti energia, e si è iniziato, diciamo, gli interventi sono di fatto divenuti interventi non più agevolati, dal punto di vista fiscale si è precisato che questi tipi di interventi ora possono essere ricompresi nel 50%, quindi ristrutturazione edilizia. Questo può sembrare anche strano, perché magari uno che mette i pannelli solari cosa ha a che fare con la ristrutturazione edilizia? In verità, dentro alla legge, l'articolo 16 bis del TUIR, quella che parla di ristrutturazione edilizia, detrazione del 50% sulle ristrutturazioni edilizie, c'è un piccolo capitolo che parla di interventi di riqualificazione energetica, che non è l'ecobonus, è una cosa a parte. Dentro quei tipi di interventi lì può essere ricompreso appunto l'installazione dei pannelli fotovoltaici. Quindi se io ho la mia abitazione, decido di installare il fotovoltaico, pur non intraprendendo una pratica di ristrutturazione dell'immobile, ma sto facendo semplicemente l'installazione dei pannelli fotovoltaici, ho diritto, per un massimo di spesa di 96.000 euro per quel singolo immobile, diviso aliquota 50%, diviso in 10 anni, appunto di portarmi a casa la detrazione fiscale. Quindi oggi c'è questa, diciamo da qualche anno ormai, c'è questa possibilità, appunto da quando si è chiuso il capitolo del GSE e degli incentivi legati ad esso, insomma. Ok, ecco. Perciò dipende molto dal tipo di impianto che vado a fare. Esatto. Sulla copertura. Sempre pannelli sono, però sono fotovoltaico per l'acqua calda, cioè il solare, i pannelli per l'acqua calda sanitaria, i pannelli per il fotovoltaico, hanno due strade completamente diverse. Certo.
E un altro capitolo molto importante nella casa, che fa sempre parte della sostenibilità. Adesso abbiamo parlato di utilizzo dell'energia solare per scaldare la casa o per avere energia elettrica. Un altro capitolo importante sono quelle delle schermature solari, che non vengono mai prese in considerazione, ma sono molto importanti perché permettono di mantenere la casa fresca senza utilizzare il condizionatore, che comunque rappresenta una spesa, soprattutto ora, col clima che cambia, molto importante. Sulle schermature solari, quali detrazioni posso usufruire? Allora, le schermature solari rientrano nel capitolo dell'ecobonus, e quindi posso, con schermature solari si intende di fatto tutto quello che va a ombreggiare le finestre, in sostanza, quindi tende da sole. Se sto ad esempio cambiando i serramenti e sto mettendo anche le zanzariere, siccome ormai le zanzariere sono anche, le fanno anche con ombreggiate, quelle può essere considerato, quella spesa può essere comunque ricompresa nell'ecobonus perché è considerata una schermatura solare. Il limite di spesa è elevato perché sono comunque 60.000 euro, e in questo caso però l'aliquota, da un paio d'anni, come per i serramenti, è stata abbassata dal 65%, è stata portata al 50%. Anche le schermature solari, per poter, diciamo, concludere l'iter e usufruire della detrazione, prevedono l'invio entro 90 giorni della pratica Enea, come con le stesse modalità di cui abbiamo parlato prima, bonifici e fatture fatte con le stesse modalità che abbiamo prima, diciamo, spiegato con l'esempio del serramento e della caldaia. Insomma, è un intervento molto semplice, ovviamente sono interventi più semplici da fare, però ci sono sempre quelle due o tre cose che bisogna, diciamo, curare per non perdere la detrazione. Insomma. Sì. Questo è un intervento importante che comunque ci fa risparmiare soldi, perché andiamo a fare in modo che il sole non vada a battere sui serramenti, sulle vetrate, in modo che poi diventano d'estate dei veri e propri forni dei radiatori con delle potenze anche molto elevate, dai calcoli che andiamo a fare sulle case che poi si vanno a studiare. Allora, ricapitolando un attimo, per concludere, quali sono allora i tetti di spesa per quanto riguarda, così in linea generica, l'eco bonus e anche poi il bonus casa? Sì, allora, se partiamo dalla ristrutturazione, quello, diciamo, che conosciamo un po' meglio tutti quanti, lì è molto semplice per singolo edificio, perché si guarda sempre al singolo edificio per verificare i limiti. Lì abbiamo 96.000 euro per singolo intervento e IVA compresa, sempre parliamo sempre di IVA compresa. E quello è un po' un calderone dove va dentro un po' tutto, opere murarie, impianti, in quel caso lì non mi devo preoccupare più di tanto, il tetto è unico per tutto, 96.000 euro, 50% di detrazione. Per quanto riguarda l'ecobonus, nel tempo le cose si sono, diciamo, un po' più complicate, ci sono varie tipologie di interventi che prevedono tetti di spesa differenziati e aliquote differenziate. Allora, intanto dobbiamo fare una distinzione per le singole unità immobiliari e invece parti comuni di edifici. Partendo dalle singole unità immobiliari, possiamo dire che allora, la riqualificazione generica dell'edificio, quindi va fatta un'analisi generale di quello che è il risparmio energetico ottenuto, ha un massimo di spesa di 100.000 euro per singolo intervento, con un'aliquota del 65%. Quindi spendo 100 e mi posso portare a casa 665.000 euro al massimo diviso in 10 anni. Tutto quello che è la parte che riguarda gli involucro opaco degli edifici, quindi parliamo di coibentazione delle pareti, quindi cappotti, delle coperture, la sostituzione degli infissi, che rientrano tutti in un unico capitolo, il tetto massimo di spesa è 60.000 euro, con aliquote che vanno al 65% per la parte che riguarda ad esempio cappotto e coperture. Invece, come abbiamo detto prima, i serramenti oggi hanno un'aliquota del 50%. Pannelli solari per la produzione di acqua calda, l'abbiamo detto prima, 60.000 euro tetto di spesa, 65% la detrazione.
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, tetto di spesa 30.000 euro, con la distinzione, appunto, l'abbiamo visto con l'esempio precedente, a seconda del tipo di impianto che viene, diciamo, acquisito, acquistato, installato, 50% o 65%, per quello più performante. Schermature solari, 60.000 euro di spesa massima, con l'aliquota 50% per la detrazione. Ci sono particolarità, particolari, diciamo, impianti di climatizzazione che sono alimentati da biomasse, parliamo ad esempio di, non so, impianti che vanno tipo alimentati a legna, alimentati a pellet, quindi con biomasse si intende questo. Tetto di spesa 30.000 euro, aliquota di detrazione 50%. Poi c'è, diciamo, il capitolo, che anche questa è una novità degli ultimi anni, tutti quei dispositivi multimediali che vengono, diciamo, installati nell'abitazione per il controllo remoto del sistema di riscaldamento e climatizzazione, godono di una detrazione fiscale del 65%. In questo caso addirittura non è stato previsto alcun tetto massimo di spesa, cioè uno può spendere quello che vuole su questa tipologia di interventi. Per quanto riguarda invece le parti comuni degli edifici, partiamo da quella che è la detrazione, diciamo, la detrazione base del 65% per quello che sono, appunto, risparmio energetico effettuato su parti comuni. Molto interessante in questo caso, negli ultimi anni hanno voluto, a livello, diciamo, statale, hanno voluto un po' incentivare il miglioramento energetico dei condomini, andando a premiare quegli interventi di una certa, diciamo, caratura. Quindi interventi di risparmio su parti comune, risparmio energetico, che interventi che interessano l'involucro dell'edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio, qua ci sono ovviamente dei parametri che dopo devono essere curati da un valido professionista. In questo caso le detrazioni possono andare dal 70% e addirittura arrivare al 75% per certi, diciamo, se si raggiungono certi parametri. Il tetto di spesa in questo caso hanno cambiato un po' la modalità di calcolo, perché hanno detto in sostanza che si va a calcolare in base al numero delle unità abitative che costituiscono il condominio. Quindi il condominio che ha 10 unità abitative può godere di un tetto massimo di spesa, appunto per questo tipo di interventi, di 40.000 euro per ogni singola unità, quindi un tetto di 400.000 euro in un caso del genere. Okay. Queste sono un po', diciamo, le attuali soglie previste nella normativa per queste tipologie di interventi, insomma. C'è un mondo abbastanza variegato, insomma. Sì, allora, oggi abbiamo dato un quadro generale di quelle che possono essere le opportunità offerte dalle detrazioni fiscali. Spero che sia utile per chi segue questa trasmissione, che possa iniziare, insomma, i lavori con una certa coscienza di quelle che sono le opportunità che sono previste dal fisco. Grazie Marco per il tuo intervento. Grazie a te Nicola, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori. I nostri ascoltatori, insomma, sono un ospite anch'io. Che sicuramente, se poi hanno altre domande, anzi, poi metteremo email e riferimenti vari per poter rispondere anche ai casi specifici, come se fosse una vera e propria consulenza. Ok, vi saluto tutti e ci vediamo per il prossimo appuntamento. Ciao a tutti. Ciao, grazie.